Ciao a tutti, piccola parentesi prima di iniziare a parlare della partita. Sì, perché, lo dico perché secondo me c'è almeno un briciolo di probabilità che succeda. Sì, fra diciamo gli ascoltatori, no, di questo video ci dovesse essere un tifosone pisano, no, che magari, non lo so, appunto vede il video di conseguenza dovesse commentare scrivendo le classi ossi che succedono in questi casi, ovvero scrivendo puppatecelo, Livorno merda, boh, fate ride, eccetera, eccetera, insomma, comunque roba offensiva soprattutto. Per me la può anche fare, eventualmente, cioè per me la potete anche fare, però fate un po' ridere perché siete eventualmente scontati, ecco, no, sia molto plausibile e prevedibile, punto. Chiusa parentesi, ci tenevo a dirlo perché, come ho detto prima, se non me c'è, non so come mai, c'ho presentimento, c'è la probabilità che ciò succeda. Detto questo, parliamo della partita. Preferivo tornare in maniera diversa, tornare nel senso perché l'altra settimana non feci il video perché appunto non ho visto la partita di Livorno-Albia, anche se so chiaramente il risultato, e preferivo tornare in maniera diversa, diciamo, per due motivi principali. In primis perché appunto si era vinto e poi sempre, vabbè, non è in realtà secondis perché ha la stessa importanza, addirittura anche di più, perché eventualmente avevamo vinto il derby o perlomeno non avevamo perso. Invece mi tocca purtroppo tornare così. Cosa c'è da dire? Anzi, cosa ho da dire? E magari questa sì può non essere condivisa. Io però, come sapete, dico sempre quello che penso, indipendentemente poi dall'opinione altrui. Io vi dico che indipendentemente dal risultato, la prestazione di Livorno di oggi, pensando, no? Cioè, tenendo di conto specialmente l'importanza della partita, non guardando, ma anche sì, guardando anche la classifica, la prestazione oggi è stata abbastanza, non completamente, ma abbastanza ridicola. Perché partite del genere, e soprattutto con la qualità che abbiamo, che abbiamo fatto vedere, non possono essere giocate così. Non possiamo avere questa mentalità qua. Cioè, come usa dire, almeno via Livorno, o perlomeno come usa dire fra, diciamo, fra i miei conoscenti, fra le mie parti, cioè queste partite vi deve essere anche l'anima. Cioè, se veramente non ce la fai più, non ti devi morire in campo, però proprio veramente quasi non ti devi, non, ti, non, non ce la fai a reggerti in piedi. Oggi Livorno, secondo me, a tratti soprattutto, si è fatto mettere i piedi in testa del Pisa, perché loro, mi scoccia tantissimo dirlo, però come sapete io sono obiettivo, o perlomeno cerco di essere obiettivo a modo mio, e loro sicuramente, indipendentemente dal risultato, almeno inizialmente hanno, diciamo, sono entrati in campo con una mentalità diversa dalla nostra, ovvero una mentalità più offensiva, più, anzi più aggressiva più che offensiva, scusate. Per amor di Dio, non vi dico mica che Livorno deve entrare e mette, non so, e dà le pedate alla testa a giocatori e Pisa per dire no, ci mancherebbe. Però nemmeno prende le pedate ha preso, senza fra l'altro danni. Anche perché l'arbitro, a quanto pare, in determinate occasioni concedeva un po' di botte, nel senso. E non dico che siano giuste, ci mancherebbe, cioè umanamente e moralmente sbagliato. Però, come mi ha sempre detto mia mamma, fatevole dare le botte, però se cominci a darti le botte è giusto. Anzi, hai tra virgolette il diritto, no, tra, io lo dico sì, ha il diritto di rispondere. E Livorno invece non l'ha fatto. A livello proprio d'orgoglio, Livorno oggi mi è un po' cascato. E la cosa che mi fa un po' girare le palle è che magari uno potrebbe dire, ma ho mai visto i giocatori, magari ci sa per dire, boh, ha di tanto il 10% calivornese, per il resto magari non so nemmeno cos'è. Non è una motivazione valida perché secondo me, ecco, al giorno d'oggi, ma soprattutto parlando, anzi parlando esclusivamente di questa partita qua, cioè i mezzi di informazione, soprattutto a livello di web, erano tanti e si sapeva, i giocatori stessi tanto sapevano l'importanza della partita, e più che lo sapevano bastava vedere anche oggi tutti i tifosi che hanno seguito la squadra fin laggiù, nonostante l'impossibilità appunto di entrare e la scelta di entrare nello stadio. Ma questo è un discorso a parte. Quindi non è eventualmente una motivazione valida se mai dovessi venire fuori questa serie come scusante, ecco. Insomma, parlando della partita appunto, io come ho detto la prestazione dal punto di vista mentale non mi è piaciuta assolutamente, proprio, se non è proprio sbagliata. Se fatto, come ho detto prima, ci siamo fatti, cioè Livorno a tratti soprattutto è stato un balle del Pisa e non se mi scoccia dal punto di vista appunto mentale. Dal punto di vista di gioco Livorno oggi è stato quasi esclusivamente inesistente. Per amor di Dio, no, che gli altri,
abbiano avuto chissà cosa. Però parlando di Livorno è stato inesistente, veramente zero gioco, palle perse male, zero idee, zero attacco proprio, proprio zero attacco. Cioè il Livorno credo che forse ha fatto forse un tiro in porta, ma non ne sono nemmeno sicuro, che sto dando un po' a memoria, per dire, niente, ha preso un palo, sì, fortunoso, anche se purtroppo poi pali non vogliono significare niente, per il resto nulla. E non mi voglio soffermare, che per la maniera sono importanti, soprattutto date le statistiche, le Livorno Pisa dei tiri, soprattutto in porta, però non mi voglio soffermare sul discorso dei mai visto, loro hanno fatto che forse in fuori gioco, invece noi ce l'hanno annullato, perché è vero, soprattutto quando i tiri sono pochi e quindi, cioè, le occasioni sono poche, un episodio può veramente condizionare la partita, sono d'accordo. Però non ci si può nemmeno focalizzare su quello, perché se Livorno faceva vedere di che pasta è fatto, probabilmente sarebbe stato quasi futile una cosa del genere. Invece purtroppo bisogna arrampicarci su queste cose qua, almeno questo è il mio punto di vista. E dispiace sinceramente, personalmente sì, soprattutto una partita che io personalmente, ma credo un vero tifoso livornese, aspettava con ansia, sciupata perché le possibilità di fare il risultato c'erano. E a me non interessa se c'è un pisano che ascolta questo video qui e scrive sotto o roba simile, no, obiettivamente, ma lo dico in maniera oggettiva davvero, anche se fossi un tifoso, cosa ne so, del Sydney, per dire, no, proprio dall'altra parte del mondo, sulla carta e per quanto abbiamo fatto vedere quando abbiamo deciso di giocare come sappiamo, siamo più forti noi. Per amor di Dio, la classifica lo fa vedere, perché anche se si è perso siamo anzi loro sono a meno 5 con una partita in più di noi, quindi volendo tutto andasse bene addirittura a meno 8, perdendo questa partita qua. Però parlando invece della partita, no, di oggi, di Pisa-Livorno, dispiace che sia andata così, soprattutto dal punto di vista, diciamo, emotivo e volendo anche sentimentale, non guardando solamente la classifica. E niente, ora andiamo a prima, appunto, prestazioni secondo me indecenti, soprattutto appunto mettendoci, tenendo in conto, ripeto, soprattutto, non solamente, l'importanza della partita. E non mi sto a soffermare su, come faccio sempre, il primo e il secondo tempo, perché trascinando il discorso di stanchezza è stata giocata più o meno sugli stessi ritmi, ovvero dallo 0-0, beh, malo dio, dallo 0-0, partita tra virgolette abbastanza tirata, occasioni. Qualcosina da parte di Pisa, qualcosina da parte di Livorno, preso go il Livorno, siamo stati un po' più, ancora un po' più in balia del Pisa, perché loro erano più carichi, noi siamo un po' più sfiduciati. Secondo tempo, come spesso succede nelle partite con una squadra in vantaggio, squadra e magari più o meno sullo stesso livello, squadra in questo caso il Pisa in vantaggio, che si chiudeva, Livorno che provava a, non dico in tutti i modi perché in realtà poteva fare di più, però Livorno che ha provato in qualcosa, cercare di riequilibrare la partita, non è successo niente, poi è andata la stanchezza, poi c'è anche il discorso di squadre più lunghe, quindi in sequenza bue clamorose in alcune zone del campo decisive, e addirittura il Livorno, non dico che ha rischiato, però poteva addirittura prendere anche il gol del 2-0. Questa è stata una sintesi molto breve, secondo me, di quanto successo, di come è andata la partita. E niente, qui sto facendo tutte le ossa, sto facendo ogni tassello, prestazioni, primo e secondo tempo, perlomeno sintesi della partita, opinione mia. E ultima cosa, poi basta, perché tanto non mi soffermarci, purtroppo è andata così. Io sto solamente facendo un po' più una sorta tra virgolette molto superficiale, a modo mio chiaramente, non sono uno specialista, però io provo a dire la mia. E ultima cosa, secondo me, anche se poi non so se poteva cambiare la sostanza partita, cambi sbagliati, perché io, come ho sempre detto in determinate occasioni, quando è successo ciò e magari ci ha condizionato negativamente, secondo me in determinate partite con determinate situazioni, secondo me i giovani, 20 partite secondo me ora 21, non ne devi mettere, cioè o la partita è chiusa in maniera positiva o negativa, se non ne devi mettere. È vero che i giocatori sono quelli, però non ne devi mettere. Mi riferisco soprattutto quando ha fatto il cambio vantaggiato
E chi era? Murillo, se non sbaglio. Vabbè, comunque quando sono entrati Ponce e Perez. Bravo di Dio, loro non è che c'erano grandi corpi, eh. Giustamente che a quel punto se volevi sempre attaccare, che tu mettessi Montini piuttosto che Ponce. Anche se poi Montini non è che abbia fatto chissà cosa, però magari ha più esperienza. Quindi poi, cioè questa è una cosina in più che ci tenevo a dire, perché anche se la partita andava purtroppo su quei binari, magari se potevi sistemare qualcosina con cambi, secondo me l'hai sistemata male. Ultimo, poi veramente vi lascio, ultima cosa, discorso Maiorino, perché tanta gente ha fatto discorso, vado a ver cretino, è entrato un quarto d'ora proprio sul rosso. Io non lo voglio giustificare, ci mancherebbe. Però... no, capibile no, perché sennò si è messo dalla sua parte. Però è meno peggio di quanto possa sembrare, nel senso, cioè, ok, mancherà la prossima partita, ci mancherebbe. E è un giocatore fondamentale che comunque tuttora non capisco come mai non gioca titolare. Però, tralasciando averlo, c'era dell'agonismo, quindi non vi dico di giustificarlo eventualmente, vi dico solamente di un briciolino, un 10%, si può dare una percentuale di capirlo. Ripeto, ha fatto la cazzata, però... non Dio ci stava, però capitemi insomma cosa voglio dire. Se ho detto questo, basta, cioè dire altro. E, è andato anche troppo per le lunghe, classici 11-12 minuti di registrazione. E niente, l'unica cosa, prima di lasciarvi, parlando del discorso extra, io l'unica cosa spero, dato che questa via è stata la prima sconfitta stagionale, purtroppo, maledetta, la miseria, se proprio da arrivare, doveva arrivare a Corpisa, non ce n'erano altre partite, no, proprio Corpisa nei derby. Io mi auguro che Livorno non possa fare come ha fatto, è dato una cosa recente che viene in mente per quanto riguarda questa categoria qua, l'anno scorso Alessandria, che se non sbaglio perse per la prima volta contro di noi, addirittura più là rispetto a noi, non a novembre, ma quando era, o a dicembre o a gennaio, non ricordo, comunque se nel caso sono stati i primi di gennaio. Che poi da lì, non dico che fu subito tracollo, però cominciò a trovarla tanto e addirittura poi guardate, mi sono andato le cose a perso, cioè ha voluto perdere il campionato dell'anno seguente e la conseguente promozione. Io spero che questa partita qua possa essere subito, cioè, cercare di capire dove la squadra ha sbagliato, assimilare gli sbagli e cercare di non ripeterli più, ma dimenticarla subito e di ripartire come eravamo rimasti comunque nelle settimane precedenti, appunto. E, no, l'unica cosa che mi auguro, perché non lo so, ho questa paura qua. Spero di buttarla clamorosamente di fuori. Speriamo bene da questo punto di vista. Perché comunque, come detto prima, è vero, si è perso, però alla fine siamo a petto la seconda, siamo con 5 punti di vantaggio, con addirittura una partita in meno. Cosa che vuol dire che se tutto dovesse andare bene, quella partita in meno, quando recuperiamo, ci mancherebbe, però. Quando tutto dovesse andare bene poteva diventare 8 punti, moneta della favola, mi stavo impappinando insomma, e quindi speriamo bene e via, basta, mi chiedo, non c'ho da dire altro, scusate come sempre se sono stato lungo e ho detto magari addirittura cose abbastanza banali, no? Però ci tenevo a dirlo, probabilmente dal tono della mia voce, dalle parole stesse magari non capite l'amarezza che ho, e qui quando lo dico eventualmente, se c'è questo pisano, io dico un pisano o pisani che guardano questo video, vi godano come poi, perché li vorresti magari, non sta di merda, però c'è appunto l'amarezza. Questa partita qua appunto mi ha lasciato molta amarezza, perché come ho detto all'inizio video non mi aspettavo soprattutto una prestazione, una mentalità del genere. Pensavo che Livorno potesse far vedere al Pisa di che pasta è. Invece purtroppo niente, l'abbiamo addirittura presa in domo. Oi oi, che palle. Vabbè, basta. Ci sentiamo poi in un prossimo video, barra audio commento, che come dico sempre non so quale sarà, perché con il lavoro non so se riuscirò a vedere dall'altra settimana in poi tutte le partite, quindi quando la vedrò commenterò. Se non vedete niente, giro due giorni dopo la partita, vuol dire che non ho visto la partita, però non vuol dire che io comunque non guardi quando posso gli highlights o comunque i risultati del Livorno. Vi ho detto questo, niente, ci risentiamo e speriamo bene. Ciao.